La Lunigiana è il luogo di incontro delle civiltà contadine di Liguria, Emilia e Toscana. Qui, nella terra della Luna, si fondono dialetti, culture e tradizioni. Nelle strette vie, nei cortili, tra le pietre antiche dei borghi, risuona ancora l'eco di ballate senza tempo. Prima che nascessero gli attuali mezzi di informazione, era compito dei cantastorie raccontare il mondo, quello reale e quello altrettanto vero delle fiabe e dei sogni. Bugelli è l'ultimo cantastorie della Lunigiana. Nato a Panicale, una piccola frazione del comune di Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara, è l'ultimo custode di quella cultura orale che rischia di perdersi per sempre. Qui c'era il torchio del paese. All'età di 14 anni ho cominciato a lavorare le olive come torchiaio. Allora, a quel tempo si faceva tutto a mano e con la cucchiara. Si prendeva la spera piano piano. La cucchiara era un piatto tondo come il cembalo di una batteria, leggermente concavo, con un manico, e si passava sopra i bidoni dell'olio che affiorava a galla, facendo molta attenzione a non prendere anche il nero, l'inferno. Questo era il modo di lavorare con la cucchiara. Ma è da bambino, prima ancora di affrontare il duro lavoro al torchio, che Bugelli si appassiona ai canti popolari della sua terra e della sua gente. Alla sera ci ritrovavamo qua, vecchi, donne, bambini, non c'era la luce a quel tempo, e tutti cantavano al chiar di luna queste canzoni popolari che venivano anche da altre terre. È lì che imparo a cantare ascoltando queste voci qua, tutti seduti qua intorno, diciamo 50-100 persone, ragazzi, bambini. Mi affascinavano le storie, perché parlavano delle Americhe, di un mondo che noi non vedevamo al di là, perché al di là del naso non c'era niente qua da noi, c'era tanta miseria e povertà. Però in mezzo a questo analfabetismo la poesia popolare si tramandava. Per memoria, ed io per memoria imparo a cantare. La musica la imparo a Ginevra, da emigrante. E proprio in Svizzera vide la sua prima chitarra. Fu un colpo di fulmine, la comprò e cominciò a studiare musica. Oggi, per acquistarne una di pregio, non è però necessario andare così lontano. A Villa Franca, pochi chilometri da Licciana, vive e lavora Giuseppe Guagliardo, un giovane apprezzato liutaio. Sono nato a Bronte, una cittadina alle pendici dell'Etna. Fin da giovanissimo ho avuto sempre la passione per la chitarra jazz, classica, blues. E quindi da lì è nata questo desiderio di costruire qualche strumento, aiutato anche da una discreta abilità che ho acquisito lavorando presso un'ebanisteria dove lavoravo da apprendista. Spesso mi fermavo anche a fine lavoro per cercare di mettere insieme qualche cosa che somigliasse a delle chitarre. Questi listellini hanno uno scopo ben preciso, in realtà sono dei risuonatori, hanno lo scopo di controllare le vibrazioni della tavola armonica, e quindi è quello che dà la personalità e il carattere allo strumento, ma anche l'equilibrio, la funzionalità, la definizione dei suoni, tutta quell'insieme di cose che servono all'interpretazione della musica, quindi l'espressività, la poesia, il canto.
Mi sono ritrovato a viaggiare spesso in macchina, spostandomi con 3-4 chitarre a seguito. E da lì è nata anche l'idea, con mia moglie, di trasferirci. Passando qui, casualmente, nella Lunigiana, abbiamo visto che è un posto meraviglioso, incantevole, pieno di borghi, castelli medievali, dove c'è una vegetazione bellissima. Questa è una fonte di ispirazione, ci siamo innamorati subito di questo posto e anche strategicamente è un posto ideale per gli spostamenti, la partecipazione a eventi musicali, concerti, mostre di liuteria, quindi diciamo sono un po' al centro di tante cose. Nella sua vita, Bugelli è stato contadino, pastore e commerciante. Ha lavorato anche nel mulino, oggi gestito dai nipoti, che fu edificato dal suocero negli anni 30. Dacci del mulino, Bugelli. Dai. E sveglia morinaio che le giorno bimbo va. C'è il domenio? Tacca Pietro. Per macinare le sementi più preziose, utilizzano ancora le macine in pietra originali. Questo è il fermentone, un prodotto autoctono o il primo arrivato dalle Americhe che si coltivava per 200-300 anni fa e non aveva bisogno di acqua e non pativa di niente, né era attaccato da parassiti, né da muffe, da niente, non aveva bisogno di niente. Quando subentrano questi ibridi, il popolo vede più rosso, li vede più brillanti, questi chicchi, abbandona questo e va all'ibrido. Ma la cellulosa dell'ibrido non è la cellulosa di questo grano de fermenton antique. Prima che si chiamasse mai il grano turco, era il fermenton. È una cellula molto più morbida, amante dell'intestino e del corpo umano. Abbiamo perso tante cose con questo, perché i prodotti di oggi sono più difficili a digerire, perché hanno bisogno di pesticidi, di insetticidi e quant'altro. Quando io da ragazzo, andando al pascolo a raccogliere le olive o i castagneti, salivo sulle colline e guardavo la valle, era un paradiso d'oro. Tu vedevi grandi messe di grano, orzo, farro, segale. Erano queste cose che mi facevano un po' riflettere poi nelle mie canzoni, quando dico fanno invidia a Picasso e a Van Gogh tutti questi colori che si vedevano sulle montagne di là, di qua. Tant'è che quando poi io vado in Svizzera, finite le scuole vado in Svizzera, vedo un lavoro come qua. Tutto a posto, tutto bello, tutto pulito, quelle valli, quelle montagne. E vedere quelle valli svizzere che io non avevo mai visto ha fatto un impatto di gioia, perché dico anche qua sono contadini. E viva Dio, no? Perché chissà mai se il metro della riconoscenza pagherà i contadini. Queste hanno macinato centinaia di migliaia di quintali di castagne,
di tutto l'Appennino qua della Valle del Taverone e anche oltre, e sono rimaste le uniche in grado di macinare per tutto l'anno. Questa è stata sollevata perché con le castagne un po' umide, non ben seccate, si è accerchiata, si dice. Allora bisogna rivoltarla e con l'apposita martellina riprendere tutte le parti dove si è impastata la farina. È un lavoro meticoloso e lungo. Accanto alla parte più antica del mulino, intorno al 1950, ne è stata realizzata una nuova, dotata di macchinari più moderni. Quegli impianti, che hanno oggi 70 anni, sono tenuti in perfetta efficienza da Pietro e il cognato Gabriele. Questi vecchi macchinari hanno il pregio di non privare del tutto il chicco del cereale delle sue parti più nobili, neppure al massimo livello di raffinazione. Le lavorazioni compiute con questi metodi tradizionali favoriscono perciò il ritorno a uno stile di alimentazione più naturale e rispettoso del nostro corpo. E alla qualità della lavorazione, Pietro e gli altri associano quella delle sementi. Sono infatti soprattutto castagne e cereali antichi, coltivati in loco, a essere trasformati in farine di pregio, ma anche varietà provenienti dalle coltivazioni biologiche delle regioni limitrofe. Colline orientali lassù, splendete nel sole e l'ombra è più giù. Nei vostri sentieri si sognano ancora le statue stelle, gli antichi menhir. Mendica, mendica, mendica ancora, piandante dal passo più lungo che puoi. Dentro la sacca che porti con te, antichi bagliori di una terra che fu. Sono sempre più le persone che in Lunigiana si dedicano a conservare e dare nuovo impulso alle produzioni agricole. Barbara è una di loro. Siamo partiti ormai più di 25 anni fa con un'idea di mio padre che ha voluto non abbandonare questo fantastico, meraviglioso territorio all'interno del nostro Parco dell'Appennino Tosco-Emiliano in Lunigiana. Tutta la famiglia quotidianamente è impegnata in azienda, a partire da mio fratello, che poi è colui che si occupa principalmente della cucina e quindi di far rivivere queste tradizioni, queste ricette antiche e rivisitate anche un po' secondo il gusto attuale, ma anche modo per divulgare veramente le ricchezze gastronomiche che ci appartengono.
E questo ha voluto anche dire cominciare a ripopolare di api. Avevamo una tradizione di famiglia del bisnonno e mio papà ha sempre avuto la passione che mi ha trasferito e anche le conoscenze, anche se quotidianamente dobbiamo aggiornarci oggi per l'attività di apicoltura, ed è una cosa molto importante perché poi l'ape, che è questo, oltre che sentinella, ma è anche veramente un'amica della natura, aiuta anche nel mantenere, nell'impollinare i nostri giardini, i nostri orti biologici. La famiglia di Barbara si è impegnata anche in un poderoso lavoro di ristrutturazione che riguarda un intero paese. La parte importantissima di recupero edilizio che c'è stata del piccolo borgo di Apella, che era appunto parzialmente abbandonato e in cui ci sono le abitazioni dei miei bisnonni, dei miei cugini, gran parte appunto abbandonate nel dopoguerra. E proprio partendo dall'idea di mio padre e poi con la mia passione che si è tradotta anche in una laurea in ingegneria civile, abbiamo recuperato mantenendo il più possibile il genius loci, quindi anche una sensibilità verso i materiali locali, ma proprio il tipo edilizio. È la mia passione, alla fine ho fatto un ragionamento perché non potevo non dar seguito insomma ai miei desideri e quindi poi non c'è proprio tempo neanche per riflettere più di tanto se la scelta è giusta in assoluto oppure no, ma forse non si deve neanche riflettere più di tanto. Nell'azienda di famiglia è presente anche un gregge di pecore e due volte all'anno occorre procedere alla tosatura. I metodi impiegati possono sembrare piuttosto rudi, ma sono il modo migliore per procedere velocemente e poter quindi liberare le pecore il prima possibile. La tosatura è un evento imperdibile per Bugelli, che ha così modo di tornare con la mente ai tempi della giovinezza e ricavarne ispirazione per nuove ballate. La lana era un tempo una risorsa preziosa, indispensabile per la produzione di abbigliamento e materassi. Le fibre sintetiche hanno ridotto l'interesse per questa nobile fibra naturale che oggi viene distrutta. Ci sono però segnali che fanno sperare in una sua riscoperta. A Licciana Nardi è operativo da qualche anno il laboratorio di Brunella. Con il suo sapiente lavoro è in grado di dare nuovo valore alla lana, producendo capi di abbigliamento caldi, confortevoli e soprattutto naturali. Qui noi abbiamo tantissima lana che non viene più recuperata perché i materassi non vengono più fatti, non viene più utilizzata per i maglioni, per le calze, eccetera, e quindi abbiamo questa quantità enorme di questo prodotto. E così ho incominciato a parlare con i pastori e a recuperare la lana, a trovare chi me la poteva lavare e cardare. Io prima facevo l'architetto e ho deciso poi di spostare la mia attenzione su questa attività artigianale, creando una linea di prodotti di artigianato, sì, ma un artigianato contemporaneo e territoriale, quindi che vada incontro a quello che è il gusto anche del mercato, che ovviamente si devono poter vendere questi prodotti a dei prezzi anche giusti, non esagerati. Quindi contemporaneo e territoriale perché utilizza materiali e materiali, quindi risorse del nostro territorio. La lana è un isolante termico, quindi mantiene la propria temperatura del corpo.
in piena estate una scarpa del genere non fa mai caldo, mantiene, anzi assorbe il sudore. Al mio paese la che la greppia e de la la buona vacchia. Al mio paese quanti conigli esgusson solo, solo di brocchi. E il mio paese è l'unigiana dove mangiava i malaspina. E il mio paese è l'unigiana, la terra santa e partigiana. Bugelli riprende la via del Bosco, un luogo che conosce intimamente. È per lui un vecchio amico. I suoi mormorii gli parlano. I ricordi affiorano ad ogni svolta del sentiero. Qui, fino agli anni 60, era tutto un canto di bambini, di anziani che raccoglievano le castagne, lavoravano e cantavano. Proprio in questo bosco imparò a costruire uno degli strumenti più antichi che l'uomo conosca, il flauto. Quando ci si trovava dove c'erano tronchi di legno tutti intorno, raggruppati questi ragazzi, o a sgranare al fermenton con le mani, perché allora non c'erano le macchine, si sgranava con le mani tutti in cerchio o si battevano le castagne con la mazzaranga, quando avevamo finito, tutti quelli intorno tiravano fuori questi zufoli, questi scibioi, e intorno la gente che batteva dei legni oppure i tronchi, la gente ballava, i ragazzi ballavano, i vecchi lacrimavano addirittura, perché gli ricordava probabilmente la loro povera gioventù, perché di questo si trattava. E voilà. Poi si chiudeva la parte da soffiare con un'asola e si chiudeva la parte di dietro. Questo era il scibiol. E dopo aver studiato tanto, tanto, arrivare al rock e al blues, cosa ho fatto? Sono ritornato indietro, sono ritornato al country, alla musica del mio paese, che non esisteva. Io ho creato la musica su alcuni testi e tiriteri e giochi fanciulleschi di una volta. Non è stato facile, però oggi vedo i bambini che cantano le mie canzoni. Mi è riuscito qualcosa di importante, anche se non mi ha portato nell'alto dei cieli. Preferisco rimanere qua coi piedi per terra. Ancora oggi, Bugelli cerca ispirazione nei luoghi che il tempo e la disattenzione degli uomini non hanno corrotto. La sua poesia e il suo canto ne esprimono la struggente bellezza e la comunicano direttamente al cuore di chi ascolta. Uno tra i tanti a esserne stato commosso è il bluesman Zucchero, che da tempo ha scelto di abitare in Lunigiana. Ci sono fagioli coloratissimi, con l'occhio nero, ci sono fave, ci sono piselli, farro. Ma li fai te questi qua? Sono cose che facciamo noi a Liciano Nardi. A me piace da morire il minestrone d'inverno, poi. E poi guarda che colori. I colori sono meravigliosi. Sono è sintomo di salute, coltivazione fatta bene anche. Con un po' d'olio. Con un po' d'olio e un po' di pepe. Del nostro. Certo, un po' di pepe. È un po' di pepe. Ci sta. Formaggio, parmigiano? Sempre. O mucca primo sale, oppure parmigiano. Beh, l'amico Bugelli era già più famoso di me prima che io
nascessi tra una balla e l'altra, no? Era già una risorsa di questa fantastica terra che io amo, che è la Lunigiana. E c'è questa sintonia, no? Questa chimica che ci unisce, perché si parla di robe per noi importantissime, di robe delle radici, della terra, della natura più che altro, ma anche di alimentazione, perché lui è uno molto attento a mangiare sano, con tante fibre, la cipolla, l'aglio, quelle cose che magari mi posso permettere quando sono qui a casa, perché non devo andare tra la gente, capito? Ma sono determinanti, no? per una buona salute, così ho sempre sentito dire, solo che poi avevo bisogno di qualcuno che me ne spiegasse, e lui mi ha convinto. È quello che tiene in piedi, che tiene viva le tradizioni, che purtroppo ce ne sono sempre di meno di questi personaggi. E a volte ci divertiamo a scrivere canzoni e viene fuori con una frase popolare e io gli dico magari perché non fai un pezzo che si chiama così, capito? E poi, vabbè, ci unisce anche l'amore per questo territorio. Io sono venuto qua nel 93 la prima volta, casualmente, perché mi ero separato, non sapevo più dove stare, se stare vicino alle mie figlie che abitavano a Forte dei Marmi, oppure tornare a Reggio dei miei, a Reggio Emilia. Ho provato a stare una settimana da mio padre, ma non avevo ancora capito che facevo il cantante di successo, e quindi tornavo a casa alle 4 dal concerto, mi bussava alle 6 che voleva che andassi a dargli una mano nei campi, capito? Allora sono stato una settimana e non potevo stare. A un certo punto dico, se trovassi qualcosa che è nel mezzo, hai capito? Così accontento tutti e sono vicino a tutti. Ed è capitata questa cosa qua, che mi sono innamorato di questa casa, insomma, che poi ho rimesso a posto e sono ancora qui. Pensavo di venirci, non so, un sabato, la domenica, ogni tanto. Invece poi, dopo che è nato Blu, mio figlio, abbiamo deciso di stare qua. Per lui anche, soprattutto perché vederlo quando era piccolo camminare con i piedi nudi nei prati, era con tutti gli animali, capito? Abbiamo pensato che crescere in un ambiente così sia buono per lui. E poi, vabbè, mi sono innamorato della cucina di questi posti, che è piuttosto personale. No, diciamo, non tante varietà, ma quelle che ci sono, le trovi solo qua. Io sono, per esempio, uno innamorato dei testaroli, dei panicacci, delle focaccine di mais. Quella ci arriva. Oh, buona! Oh, un po' dislepido, ti vedo strano. Tandarang, ya piamo iera, ya fat nozza zappa nera, ya piam bel tocco spam, viva la nozza tarandang. E il moroso e l'amorosa, tutti due sotto la nosa, e la nosa l'ingrusa, e i morosi s'invasa. Da sempre le genti di Lunigiana, dure e di poche parole, hanno affidato al canto l'espressione dei sentimenti più veri e struggenti. La musicalità e la dolcezza senza tempo di questa terra sono oggi un motivo di richiamo per chi cerca questi valori. Le sue tradizioni, ricche e feconde, non sono state cancellate dalla modernità. Ed è soprattutto grazie all'ultimo menestrello di Lunigiana se queste tradizioni resteranno a lungo nella mente e nel cuore di chi vive nella terra della Luna.